Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi parleremo della scelta dei vetri. È una scelta veramente, veramente complicata. Scegliere un vetro doppio, un vetro triplo, scegliere un vetro extra chiaro, un vetro trasparente, oppure un vetro blindato, scegliere un vetro selettivo, con quale grado di selettività, o un vetro basso emissivo. Sì, è vero, ho fatto tantissimi video, tantissime guide, ma non è guardando un video che riuscirai a capire il tipo di vetro che va nei tuoi infissi. Io stesso, che ho 31 anni di esperienza, in alcune situazioni devo studiare veramente a fondo qual è la cosa migliore da fare, devo avvalermi con dei software per calcolare gli spessori a seconda della grandezza del vetro, a seconda dell'esposizione. Non è una cosa che posso sapere così su due piedi e pretendere di sapere già, ad esempio, se mi serve un vetro doppio, un vetro triplo, perché ho visto il mio video. Cioè, per quanto è fatto bene sia l'articolo che il video, non riuscirà mai a spiegarti che tipo di vetro usare, anche perché la casa è fatta di quattro lati, solitamente di quattro lati, sono fatte di quattro esposizioni diverse, nord, sud, ovest, est, è fatta di stanze dove all'interno vengono svolte attività diverse, e tutte queste cose, insieme a molto altre, insieme a quanto è in alto questa casa, in che zona è dell'Italia, a quanto vento tira, porta a dei calcoli diversi. Quindi non prendere sotto gamba il calcolo del vetro, è un calcolo molto difficile, devi lasciarlo fare a chi ha le competenze per farlo. Ricordi che il vetro è il 90% della finestra, cioè praticamente la finestra è vetro, è un vetro sostenuto da un telaio, quindi è la parte più importante della finestra, ma è la parte dove vedo che quasi tutti i miei colleghi non si soffermano sul tipo di materiale, o alluminio, PVC, o legno, o quel che è, ma il vetro lo tengono solo alla fine. I più bravi ti dicono, vuoi vetro doppio o vetro triplo? Oppure fammi vedere la legge 10. Sì, la legge 10, cioè, è una legge vecchia che lascia il tempo che trova. Sono altre le cose da valutare per scegliere il tipo di vetro. Quindi affidati ad un esperto come William Bisacchi, un esperto che sappia fare le cose nel miglior modo possibile, che abbia un sistema di lavoro e che ti garantisca il risultato finale. Ciao e al prossimo video!